Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti nello splendido scenario dell'EB Club, la casa dell'ICR Lamezia. Oggi siamo qui per la presentazione ufficiale della squadra che rappresenta la città di Lamezia Terme, che per la prima volta nella storia parteciperà alla Pool Scudetto della Serie A del campionato nazionale di beach soccer. Quindi un orgoglio per tutti noi che siamo qui e per quello che questa squadra farà in giro per l'Italia, per tutti noi e per la Calabria, perché ci rappresenterà a livello nazionale in tutte le tappe di questo tour estivo della Pool Scudetto di Serie A. Io prima di iniziare presento la madrina che mi accompagnerà in questa serata, molti di voi la conosceranno già, molto seguita sui social, è una content creator, ha creato anche un suo format che si chiama Oltre il 90esimo con le interviste ai tifosi fuori dagli stadi della Serie A, e con noi questa sera una cosentina doc, quindi anche esponente della nostra Calabria in tutta Italia, Eleonora Cristiani. Grazie, grazie a tutti, grazie Massimo, sono molto contenta e fiera di essere la madrina di questo evento, che non è la presentazione semplicemente di una squadra ma è la presentazione di un'eccellenza calabrese, quindi questo non può che inorgoglirmi da calabrese, quindi sono davvero davvero contentissima. Iniziamo subito a presentare le autorità e la dirigenza e il presidente. Buonasera presidente Elio Pellegrino, un applauso. E Gian Piero De Sarro, il direttore generale. Ovviamente benvenuto anche al sindaco della città di Lamezia Terme, l'avvocato Paolo Mascaro. Buonasera anche all'assessore Luisa Vaccaro. E con noi il presidente del Comitato Regionale Calabria, Saverio Mirarchi. Buonasera presidente. Accanto al nostro presidente, dottor Danilo Campanella, responsabile dell'ufficio stampa del Comitato Regionale e membro del Dipartimento Beach Soccer, che voi vedrete in giro per le tappe e avete già conosciuto lo scorso anno. E poi lo sponsor tecnico Marco Panarello. Buonasera anche a te. Iniziamo subito, entriamo nel clou, no, di questa serata, iniziamo con le prime domande, presidente. Io insomma, è la prima domanda che mi sono posta io quando ci siamo conosciuti: come nasce l'idea di creare questa realtà, l'ICR Lamezia? Però dobbiamo darle il microfono, quindi c'è un attimo di attesa. Faccio la valletta. La valletta è lui, non sono io. Buonasera, intanto ringraziamo tutti i presenti, non mi nascondo che sono emozionato, però a prima che tu mi viene a dire ma chi me l'ha fatta fare, no? Però è cominciata questa avventura in maniera scherzosa forse anche, e oggi ci troviamo a gestire due squadre, tre squadre, non so quante siamo totalmente, che affrontiamo una serie di campionati importanti. Che altro dire? Quali sono i progetti futuri, le ambizioni, no, di questa squadra, di queste squadre? Questo è importante. Intanto a breve passeremo da ASD dilettantistico a un SRL, perché è giusto capitalizzare questa squadra, perché poi ci sono una serie di investimenti da andare a fare su tante aree, e quindi necessita una società seria, con le spalle ben coperte, che possa poi proseguire in determinati progetti che sfoceranno poi in dei discorsi belli per Lamezia. Ma questo poi ne avremo modo e tempo di non spoileriamo. Di discutere. Esatto. Grazie presidente. Passiamo la parola, un applauso al presidente. Passiamo la parola al direttore generale Gian Piero De Sarro, che sicuramente vorrà aggiungere qualcosa, dato che il presidente era emozionatissimo. Sì. Allora, buonasera a tutti, rinnovo i saluti a tutti gli ospiti, i saluti anche ai giornalisti, alle televisioni, però permettetemi anche di salutare e di ringraziare la famiglia Barbera, che da 2 anni ci permette di stare qui in questa bellissima location, e c'è la possibilità anche di allenarci nel campetto qua adiacente. Quindi grazie a Pino, grazie ad Angelo, a Gianluca e a Francesco. Per quanto riguarda, allora, prima di parlare di quello che andremo a fare
e di presentare la squadra, permettetemi di dire soltanto due parole di quello che abbiamo fatto. Noi come CR, come sapete, siamo nati l'anno scorso, di questi periodi, grazie alla passione del nostro presidente Elio Pellegrino, nasce proprio l'ICR. L'ICR, oltre al presidente Elio Pellegrino, non può prescindere da un'altra presenza straordinaria, che secondo me è quella di Walter Pellegrino, il nostro mister, che praticamente non è un semplice mister, io lo chiamo mister manager, perché è il mister moderno, è il mister che praticamente fa da mister e fa da direttore sportivo. Quindi è lui che ha fatto tutti gli acquisti, è lui che ha fatto tutti i contatti con i ragazzi, è lui che fa praticamente quasi tutto, io faccio poche niente. Quindi un ringraziamento anche a Walter. E un applauso anche, allora, ovviamente. Quindi noi l'anno scorso praticamente iniziamo questa avventura con il campionato di pool promozione. Proprio Walter chiama un gruppo storico di ragazzi che hanno da anni stanno facendo questo campionato, capitanato dal nostro Ciccio Morelli. È un gruppo secondo me un gruppo eccezionale, infatti io mi accorgo da subito, dai primi allenamenti in questo campo, che noi avremmo fatto qualcosa di importante. Paolo e Luisa si ricorderanno, nella sala napoletana l'anno scorso dissi: porteremo in alto il nome della Lamezia Terme, ci faremo valere su tutti i campi italiani. La promessa è stata mantenuta, raggiungeremo le fasi finali di Cagliari, le abbiamo raggiunte, e cara Luisa, caro Paolo, noi quelle finali le abbiamo anche vinte. Mi avevano preso per presuntuoso, mi avevano preso per pazzo, per folle, ma noi ci siamo riusciti, l'impresa è stata fatta. Quindi quest'anno dall'impresa siamo passati al campionato di pool su legno. L'attività dell'ICR non si ferma, però lo può anche dire, l'attività dell'ICR non si ferma solo al campionato di pitch. Da settembre ci siamo messi in opera e abbiamo, dato che siamo una società praticamente nuova, partiamo con il calcio a 5 delle Serie D. Bene, la Serie D noi la vinciamo con largo anticipo, vinciamo anche la Coppa Calabria e spero, e sono sicuro che lo faremo anche, sabato siete tutti invitati al Palazzetto dello Sport di Lamezia, faremo la Supercoppa di regionale con le vincenze dei tre gironi di Serie D, quindi siete tutti invitati sabato al Palazzetto. Per quanto riguarda queste qua, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Supercoppa, forse vinceremo anche, spero di vincere anche la Supercoppa, ma abbiamo vinto anche la classifica dei marcatori, grazie al signor Morabito, 40 gol praticamente all'attivo, quindi Peppe Morabito, capocannoniere della Serie D. Quest'anno, oltre praticamente alla prima squadra, abbiamo una grossa novità. Abbiamo una grossa novità che praticamente è l'Under 20. L'Under 20 sarà guidata da un personaggio molto noto negli ambienti sportivi lametini. Permettetemi di dire questo, mister Saladino, allenatore della Vigor Lamezia. Come vice ci sarà Antonio Mercuri nella doppia veste di calciatore e l'Antonio in seconda dell'Under 20. Sull'Under 20 mi sbilancio un pochettino, mentre sulla prima squadra, sapete, noi andiamo a affrontare squadre fortissime, Catania, San Benedettese, Viareggio, cioè praticamente squadre forti, imbottite di stranieri e roba varia. Gli stranieri li abbiamo anche noi, a proposito, dopo li conoscerete. Il nostro obiettivo per la prima squadra è la salvezza, parliamoci chiaro. Noi vogliamo raggiungere le fasi finali di Viareggio, perché raggiungendo le fasi finali di Viareggio vorrà dire che ci siamo salvati. Quindi l'obiettivo della prima squadra è questa, una salvezza tranquilla. Con l'Under 20 mi voglio sbilanciare. Con l'Under 20 io ho visto dei ragazzi forti, allenati bene da mister Saladino. L'Under 20 ci darà molte, molte soddisfazioni. Per il resto ho concluso, grazie a tutti. Sì? E allora, proprio sulla scorta di quello che diceva il direttore,
una stagione trionfale per quella che è a tutti gli effetti una piccola polisportiva, perché come diceva il direttore, nel calcio 5 quest'anno hanno primeggiato, sabato ci sarà la chiusura, organizzeremo noi come comitato regionale la Coppa della Regione di Serie D, dove l'ICR Lamezia contenderà il trofeo alle Notria Città di Catanzaro e allo Zefir Pellaro di Reggio Calabria, quindi a partire dalle 15.30 al Palazzetto dello Sport, al Palasparti di Lamezia Terme, ci sarà la festa dello sport con la Coppa della Regione, quindi siete tutti invitati a partecipare, ovviamente voi avete un motivo in più perché siete tifosi e giocatori di questa realtà. Proseguiamo con le altre domande, Sindaco. L'ICR Lamezia è l'unica realtà calabrese a disputare il campionato di Serie A, la Pol Scudetto. Quanto inorgoglisce la città di Lamezia Terme? Tutto questo, insomma, il nome della città verrà portata in tutta Italia. Quanto la inorgoglisce? I motivi di orgoglio sono tantissimi, soprattutto per chi come me è uomo di sport. Io sono stato presidente di una squadra di calcio, è un qualcosa di splendido, e questo lo dico al presidente, mai si potrà dire ma chi me l'ha fatto fare. La cosa più bella che possa esserci è proprio guidare una squadra sportiva, in questo caso una squadra di calcio. Io volevo partire però da un aspetto: siamo in un posto splendido, meraviglioso, questa che è la casa dell'ICR è davvero un incanto, e le immagini, spero, che si stanno riprendendo possano essere da volano per magnificare le giuste e doverose bellezze che ha la nostra terra. Quindi mi complimento già per aver fatto oggi, in questa splendida giornata di sole, questa presentazione in un luogo bellissimo. Per il resto io credo che la qualità della vita di una città abbia tra gli indicatori e i misuratori la capacità di poter consentire la pratica sportiva e la capacità di far sì che attraverso lo sport si possano raggiungere soddisfazioni, risultati e traguardi. Allora è ovvio, è conseguenziale ed è scontato la risposta. Per noi l'ICR è un grande motivo di orgoglio, e abbiamo avuto l'orgoglio proprio di ricevere lunedì scorso nella sala consiliare di Lamezia la squadra, di premiarla perché era giusto e doveroso. E dico, per come il direttore un po' diceva, nella vita bisogna essere presuntuosi, basta con le ipocrisie di falsa modestia e altro, bisogna puntare sempre in alto, bisogna dare tutto se stessi per raggiungere i livelli più alti. Hai parlato doverosamente di salvezza, io dico chissà, cerchiamo di sognare, i sogni sono la cosa più bella che nella vita ci possa essere, però i sogni si raggiungono tante volte, e l'ICR continuerà a raggiungere sogni, a mietere successi e a conseguire importanti traguardi. Grazie. Assessore, penso che lei si accoderà a quello che diceva il sindaco. Questo ICR in tutta Italia porterà il vessillo della città di Lamezia Terme. Sì, buonasera a tutti. Lo scorso anno è arrivato nella sala Luisi del comune di Lamezia Terme un folle, è vero, era un folle. Però aveva qualcosa di strano, perché aveva uno sguardo pieno di passione, ma non solo lui, tutto lo staff che lo circondava. Io ho detto, perché non credere a questo folle uomo, a questo straordinario progetto? Io ci ho creduto, loro hanno mantenuto la promessa e li ringrazio di cuore, ma li ringrazio di cuore per aver portato la nostra città a brillare in tutta la nazione, ma li ringrazio anche per la bellezza umana con la quale promuovono lo sport, e anche questa è la valenza di questo straordinario gruppo, il loro essere una famiglia, un gruppo di amici, e questo davvero come città di Lamezia Terme non può che renderci orgogliosi. Io non so che promessa mi vuol far quest'anno, mi vuoi fare una promessa? Hai il microfono? Però me la fai? Allora, la promessa è, l'ho detto, una salvezza tranquilla della prima squadra, questo l'ho detto. E secondo me faremo cose importanti con l'Under 20. Dai, si è sbilanciato pur mantenendo un po', diciamo, lui ha fatto il politico in questo caso. Vabbè, a prescindere da tutto, mi auguro che anche quest'estate possiate portare la Lamezia Terme in alto. E poi devo dire che grazie a voi noi abbiamo da oggi il sole che splende sulla nostra città. Quindi ci avete portato anche la bellezza dello sport, dell'estate, e sentiamo già il profumo di quella sabbia calda sotto i piedi, va bene? In bocca al lupo a tutti e vi aspettiamo a braccia aperte. Il comune è per voi, sempre pronto.
Allora, non so se lo sapete, penso che lo sappiate, abbiamo una grande fortuna in Calabria, quella di avere il presidente Mirarchi, che è anche vicepresidente dell'area sud. Ha voluto fortemente nel corso degli anni riportare il beach soccer in Calabria e finalmente siamo riusciti con Ciro Marina, che anche quest'anno sarà una tappa della stagione del beach soccer 2023. Presidente, ti do del tu perché ci vediamo ogni giorno, sono un tuo adepto. Hai fatto tanto per questo, per il beach soccer, quello per cui ti sei speso tanto adesso si stanno raccogliendo i frutti, soprattutto con questa realtà che è l'unica, ricordiamo, ci tengo a ribadirlo, che rappresenterà la nostra Calabria, quella che rappresenti tu anche a livello nazionale in tutta Italia. Sì, Massimo, mi dai lo spunto per ricordare che questo sport in qualche modo è nato in Calabria, è nato sulle nostre spiagge, perché quando agli albori questo sport era organizzato da un villaggio itinerante che si divertiva a mettere insieme noi che avevamo voglia di giocare sulla spiaggia, iniziò il mondo del beach. Poi la Lega Nazionale Dilettanti fu brava a prendere questa attività e farla diventare un'attività agonistica a tutti gli effetti. Beh, è evidente che una regione come la nostra, come la Calabria, che è quasi un'isola, bagnata per tre lati dal mare, quindi piena di spiagge stupende, non può rimanere senza questo sport e non può non essere protagonista in questo sport. Per cui, insieme al Dipartimento Beach Soccer, che è sempre molto attento alle cose della nostra terra, e voi qui sulla Mezia avete un consigliere di questo dipartimento che è Salvatore D'Augello, abbiamo un coordinatore che, pur essendo sardo, è molto vicino alla nostra terra, per cui non poteva non assegnare ancora una volta alla nostra Calabria l'organizzazione di una tappa. Io spero che un domani prossimo possa giungere su queste spiagge, perché vista l'attenzione che ci mette la Mezia verso questo sport, io credo che possa, con l'aiuto dell'amministrazione che è altrettanto vicina al mondo dello sport, è indiscutibile, possa ospitare in un futuro prossimo una tappa nazionale del campionato di Serie A, che effettivamente ormai è rappresentata dalla città di Lamezia Terme. Per cui grazie al presidente, grazie a questi giovani, grazie a chi si occupa del calcio in spiaggia, per aver dato ancora una volta alla nostra terra l'opportunità di essere rappresentate nel massimo campionato di Serie A. Campionato di Serie A massimo che ci siamo guadagnati. L'anno scorso abbiamo vinto la pool promozione e per questo quest'anno partecipiamo al campionato di Serie A. La città di Lamezia merita grande attenzione. Non so quanto sia merito dell'amministrazione e del sindaco e dell'assessore, lo so quanto è merito loro, lo so perfettamente. Però devo dire che al nostro mondo la città di Lamezia in questo momento sta dando tantissimo. Abbiamo una squadra in Serie D, abbiamo due squadre in eccellenza, abbiamo due squadre in promozione, abbiamo tanta prima categoria, abbiamo il calcio a 5 che è rappresentato in tutte le categorie, da quelle nazionali a quelle di base. Abbiamo il beach soccer, abbiamo tante realtà che si occupano di calcio giovanile. Io credo che mai come in questo momento la Mezia sia viva, sia attiva nel mondo del calcio. E chissà se il fatto che a rappresentarla questa città sia Paolo, che il calcio lo ama, è indiscutibile, non sia una nota di merito. Lo dico veramente con affetto nei confronti della persona, indipendentemente dai colori politici che ovviamente non mi appartengono e non mi interessano, però a me, a questa amministrazione, a Paolo, mi legano momenti importanti, perché io Paolo ho avuto l'opportunità di conoscerlo e di apprezzarlo quando organizzammo il torneo delle regioni e ci siamo aiutati reciprocamente, perché il torneo delle regioni in buona parte si giocò sui campi di Lamezia, che sono gli stessi campi che in un momento difficilissimo furono chiusi da un commissariamento, e lo ricordate benissimo, che di colpo decise di chiudere tutti gli impianti cittadini creando un problema immenso. E anche in quel periodo Paolo fu vicino a noi, alla federazione, per cercare di farci capire quali fossero gli adempimenti da mettere in atto per riaprire quegli impianti, che oggi sono impianti di assoluta qualità, sono un punto di riferimento per la nostra regione e ospitano, ripeto, le migliori attività che la Calabria può
mettere sul campo. E poi avete in questa zona un consigliere regionale che è Antonio Caroleo, che ringrazio altrettanto per quanto impegno ci mette per rappresentare questo territorio. Per cui io credo che veramente dovete essere orgogliosi di quello che il vostro movimento, il movimento del calcio, sta facendo nella vostra città. Quindi grazie sicuramente alla città di Lamezia, grazie al presidente pugliese per quello che fa per il Beach, e mi auguro che veramente possa questa squadra sognare di raggiungere la Luna. Se l'avrà raggiunta, bene, altrimenti avrà navigato tra le stelle, che è comunque una grandissima cosa. Forza CR Lamezia. Allora, entriamo per un attimo nel tecnico, diciamo, un grande esperto di beach soccer, il nostro Danilo Campanella, responsabile dell'ufficio stampa del CR Calabria. Buonasera, buonasera a tutti. Danilo, dimmi Massimo, che stagione, non ci vediamo mai, io no, che stagione sarà questa del beach soccer, e soprattutto dove può arrivare questa CR Lamezia, secondo te che conosci abbastanza bene la disciplina? Innanzitutto diciamo che è l'anniversario, è il 20° anno di beach soccer in Italia. Quest'anno si festeggia il 20° anno di attività, attività in cui la Lega Dilettanti ha creduto tanto fin dall'inizio. È attività che diverte tutti noi, anche i calciatori sulla spiaggia. Loro li conosco dal 2006, da quando sono all'interno del Dipartimento Beach Soccer. C'è qualcuno che già nel 2006 giocava, tipo il portierone Tony Piazza, che è il numero uno secondo me per la passione che ci mette, per l'impegno che ha anche nel far crescere i suoi compagni di squadra. Ecco, lo scorso anno il Lamezia ha fatto una stagione strepitosa. Li vedevo in campo lottare con grinta proprio per cercare di raggiungere l'obiettivo, che era quella della promozione alla Plus Scudetto. Ci sono riusciti a Cagliari, vederli emozionati, vederle piangere a fine partita è stata una gioia anche per me. Abbiamo comunicato con la pagina Facebook del comitato la loro emozione, e quindi niente, a loro il mio più grande in bocca al lupo di cuore, davvero ragazzi, fatevi valere, ma sono sicuro che non c'è bisogno di altro, va bene? Un grande in bocca al lupo. Grazie Dani, grazie Dani. Per ultimo, non per importanza ovviamente, lo sponsor tecnico Marco Panarello, buonasera. Buonasera, va benissimo, anche perché sono sicuramente il meno autorevole a questa tavola. No, io giusto volevo un po' fare un excursus della mia conoscenza con Walter, soprattutto, che è quello che ho avuto il piacere di conoscere sin dall'inizio. Come Io Sport formiamo l'ICR Beach Soccer da quando è nato, dall'anno scorso. Quando l'anno scorso Walter è venuto da noi, ci ha proposto quello che era il suo progetto, sembravano un po' le parole di qualsiasi presidente che vuol fare una fornitura sportiva e tirare uno sconto importante. Le parole però hanno seguito i fatti, e soprattutto l'idea di dare spazio ai giovani, di creare delle squadre giovanili dell'under 17, l'under 15, l'under 20, ci hanno convinto a legare il nostro nome all'ICR Beach Soccer. Noi difficilmente come Io Sport facciamo delle sponsorizzazioni tecniche. Abbiamo deciso di legare il nostro nome all'ICR Beach Soccer proprio perché è stato dato seguito alle parole, è stato dato spazio ai giovani e siamo convinti che questo progetto potrà creare qualcosa di importante per Lamezia. E abbiamo deciso di legare all'ICR Beach Soccer il marchio Macron, che in questo momento rappresenta probabilmente una delle eccellenze italiane per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, appunto a maggior ragione per il calcio. Poi speriamo di portare sponsor della Lega Nazionale Dilettanti e speriamo di portare fortuna all'ICR, come abbiamo portato fortuna alla Vigor Lamezia quest'anno, che ha raggiunto la promozione indossando le nostre maglie. Grazie a tutti, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille, grazie a Walter Pellegrino, che in questo momento è sparito, è timido ma dovrà ritornare perché ora faremo la presentazione delle squadre. In tutto ciò, se qualcuno della stampa o qualcuno del pubblico vuole fare qualche altra domanda, i nostri ospiti sono assolutamente disponibili. Io mi corre l'obbligo di ringraziare i colleghi della stampa presenti: Pasquale Rocca del Quotidiano del Sud, Gianluca Gambardella di Lamezia in Forma, Ferdinando Gaetano il Lametino, Antonio Scalise TV, Marco De Grazia Globo TV e la CTV. Se avete qualche domanda per i nostri ospiti, sono a vostra disposizione, altrimenti entriamo nel clou con la presentazione delle squadre che prenderanno parte al campionato Under 20 e alla Pool Scudetto della Serie A. Cogliete l'occasione perché ora abbiamo i microfoni, quindi ve li possiamo dare. Mi pare di aver capito che va bene così, quindi possiamo andare avanti.
sono stati esaustivi. Eleonora, possiamo procedere alla presentazione delle squadre. Però non possiamo parlare contemporaneamente. No, procediamo. Va bene, procediamo con la presentazione della squadra Under 20, quindi facciamo entrare i ragazzi e iniziamo con Samuel Martino. Un applauso di qui. Ciao Samuel, ora ti diciamo il percorso da... Vai. Rapidamente. Michele Molinaro. Matteo Tutino. Oscar Mannarino. Sono un po' lenti, visto? Sono timidi. Marco Perri. Sono timidi. Ciao Marco. Giuseppe Curcio. Ciao Giuseppe. Paolo Schirripa. Paolo Schirripa, perdonami. Concentrato per i playoff di domenica. Giuseppe Cristaudo. Giuseppe Persico. Samuele Stranges. Samuele Silvagni. Davide Grandinetti purtroppo è assente, non è potuto essere qui, facciamogli un applauso. E il capitano Flavio Verso. Ciao Flavio, complimenti. E l'allenatore Giuseppe Saladino qui sul palco. Buonasera mister. Mister, dopo la stagione conclusa con il calcio 11 nel migliore dei modi e con la promozione, adesso ti ributti nella stagione estiva con il beach soccer, hai una bella esperienza davanti a te perché il direttore diceva che la società crede molto in questa Under 20. Che cosa ti aspetti tu da questa esperienza e dai tuoi ragazzi che stai già forgiando, immaginiamo, con gli allenamenti nel tuo stile? Guarda, una chiacchierata poi col direttore devo farla perché secondo me... già mettere pressione, ma noi accettiamo tutto. Io dico una frase che ho sentito dire lunedì al nostro sindaco, che noi non dobbiamo essere fortunati ma dobbiamo essere abili a portare orgoglio a tutta quanta la Lamezia, perché forse non c'è mai stata una squadra under 20 di BC Soccer, quindi noi dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo fare non solo le cose per bene ma meglio degli altri. E allora grazie mister e un grande in bocca al lupo da tutti noi. Grazie mister, complimenti. Massimo, ora presentiamo la prima squadra. Iniziamo. Un scudetto Serie A, ICR Lamezia. Antonio Mercuri qui sul palco. In questa stagione diviso tra Promosport e Vigor Lamezia. Ciao Antonio, vai, prego. Antonio Piazza. Mister Toni Piazza, preparatore dei portieri tra Sersale e Vigor Lamezia, 20ª stagione di beach soccer. Ci siamo quasi. Giuseppe Morabito. Come diceva il direttore, il capocannoniere della squadra di calcio a 5, Giuseppe Morabito. Ciao Giuseppe. Bocca al lupo anche a te. Pasquale Giampà. Sempre bianco-verde in questa stagione con la maglia della Vigor Lamezia, promosso in eccellenza. Luigi Gatto. Il primo nominato dell'Atletico Maida. Complimenti per la salvezza. Antonio Scalese. Anche lui, giallorosso, Atletico Maida. Complimenti anche a te e in bocca al lupo. Antonio Mercuri. Il bomber, Atletico Maida, Antonio Mercuri, grande Totò. Matteus Miranda, detto Teleco. Prima esperienza in Italia per il nostro primo dei due brasiliani, in bocca al lupo e benvenuto in Italia. Victor Hugo, detto Baligna. Anche lui, prima esperienza, in bocca al lupo e benvenuto anche a te.
Simone Fioretti. Il bomber, capocannoniere del massimo campionato regionale di eccellenza con la Reggio Mediterranea. Davide Grande. Atletico Maida. Complimenti, in bocca al lupo. Luca Montesanti. Il capitano della squadra di calcio a 5. Francesco Pozzillo, che è assente purtroppo, facciamogli un applauso. E il capitano Francesco Morelli. Atletico Maida, Ciccio Morelli, anche fisioterapista dell'ICR Lamezia. E Andrea Mercurio. Complimenti anche a te. E ora facciamo salire sul palco l'allenatore Walter Pellegrino, che è spuntato. È tornato. Buonasera mister. Solo una domanda, perché sappiamo che non sei molto avvezzo, non ti sponsorizzi molto. Siete nella pool scudetto, è stato detto dal direttore che l'obiettivo è una salvezza tranquilla, però sappiamo che dentro di te aspiri sempre a qualcosa in più. Che cosa senti di poter non promettere, però quale pensi possa essere realmente il vostro percorso in questa stagione, la prima nella pool scudetto? L'obiettivo è semplicemente valutare partita dopo partita e preparare le partite per vincerle. Poi se troviamo avversari più forti saremo lì a stringere la mano e a fare i complimenti, però noi dal canto nostro metteremo tutto quello che abbiamo, organizzazione, cuore, che sono poi sempre state le nostre caratteristiche. Poi tireremo le somme alla fine della stagione e vedremo la classifica cosa ci dirà, se ci sorriderà oppure se sarà contraria a noi, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per fare un buon campionato. E allora grazie mister e un grande in bocca al lupo. Grazie. A me preme anche ricordare e salutare l'addetto stampa dell'ICR Lamezia, Antonio Di Cello, Erika Giampalla, fotografo ufficiale, poi dirigente Andrea Lagamba, Mirko Talarico e il team manager Antonio Stella. E io direi che ora l'ultima parola la ridiamo al presidente, che so che ci tiene a dire le ultime parole. Perdonami, prima di dare la parola al presidente, ricordiamo che questa è anche la sede per la presentazione ufficiale della maglia dell'ICR Lamezia. Come vedete Dali e Martina la stanno indossando, la maglia verde e la maglia bianca, e poi abbiamo anche la maglia nera e la maglia rossa, quindi questa è anche la presentazione ufficiale della divisa che la nostra ICR Lamezia porterà in giro in tutta Italia. Un applauso, grazie. Presidente, cosa vogliamo dire per chiudere? Dovrebbe essere aperto, sì. Pronto? C'è poco da dire, avete detto tutto quanto voi, voglio dire. A me mi preme solamente a questo punto fare l'atto finale, ringraziare tutti i presenti, i giornalisti, le autorità qui a fianco. Auguriamoci di fare un buon campionato e soprattutto di vincere, salvandoci, però attenzione, perché non confondiamo le cose, perché sono squadre molto più forti di noi, voglio dire, quindi la salvezza per noi è una promozione. Detto questo, possiamo poi, non so adesso come il calendario, ma credo che possiamo fare un break. Rimaniamo ovviamente qui, insomma, in questa bellissima struttura che ringraziamo, insomma, di aver ospitato questo evento. Grazie. Ma dopo tutte queste parole è giusto bere qualcosa, no? E certo, insomma, è doveroso bere qualcosa. E allora io ringrazio Eleonora Cristiani per essere stata qui con noi. Grazie a te, venuta Massimo. Da Milano apposta, quindi grazie. Ringrazio la società per averci voluto qui, grazie a tutti i presenti. Forza ICR Lamezia. Ci vediamo presto. Grazie. Buon beach soccer a tutti. Grazie. Thank you.